bilancio complicato, in un momento storico difficile, ulteriormente appesantito dagli ultimi tagli del governo, trovandoci in una fase di fine sindacatura, di fine consigliatura, di transizione politica e di ricostruzione anche politica, tenuto conto del momento complessivo di difficoltà della città di Napoli, ma anche di evidente rilancio e riscossa della nostra città, chiedo in questa discussione un rinnovato senso di responsabilità a tutto il Consiglio Comunale. In particolare, consentitemi, dal punto di vista politico, lo chiedo a chi con noi ha condiviso sin dall'inizio e poi a momenti alterni, poi passando fino anche all'opposizione, un percorso che ci ha visti insieme con grande entusiasmo. Quindi mi rivolgo ai consiglieri comunali qui presenti che hanno anche costruito un gruppo, penso a Sim, penso anche a consiglieri che hanno fatto negli ultimi giorni o nei giorni precedenti, nelle settimane, nei mesi precedenti, scelte differenti, penso a Carmine Attanasio, penso a Schiano, penso ad Esposito ad altri. È il momento in cui credo che ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. E non ne faccio una questione personale di sindaco, perché io politicamente in questo momento non avverto nessuna forma personale di debolezza, lo dico con umiltà. Io penso alla città. La città sta in ripresa, nonostante le tantissime difficoltà, alcune sottolineate anche nei recenti interventi della commemorazione, alle quali ovviamente mi associo totalmente, il Moretto, non gli altri che sono intervenuti. Quindi oggi credo che c'è bisogno eventualmente in queste ore di migliorare il bilancio, tenuto conto delle ristretti margini economici e finanziari sui quali ci possiamo muovere. Ma non è il momento, a mio avviso, di cercare di mettere in difficoltà in modo ostruzionistico, con forme ancora più estreme, la nostra città. Io so che si può soprattutto ricostruire un clima importante anche in questo bilancio. Quindi io chiedo, e sono certo che potrò avere segnali importanti, segni di responsabilità. Siamo disponibili a raccogliere ogni richiesta di buonsenso, ovviamente, dal punto di vista politico, non le richieste che sono irragionevoli, irresponsabili e inaccettabili, e chiedo soprattutto con chi sa quali sono gli ideali che ci portano avanti, anche non avendo condiviso le scelte o non avendoci perdonato errori, che possa oggi dare un segno di visibile vicinanza alla città di Napoli e alla nostra amministrazione, alla nostra maggioranza. Quindi volevo semplicemente dare questo auspicio di un lavoro condiviso da parte di tutti noi, ognuno nelle proprie posizioni, nelle proprie differenze, nella propria opportunità.